Io al di là di questo, a parte le difficoltà iniziali, difficoltà proprio di averci la possibilità di poterlo fare sto lavoro, se non c'hai un appoggio economico pure da parte dei genitori, io sono cresciuto comunque in una bella zona a Roma, per fortuna, però ho sempre avuto l'appoggio dei miei genitori, non mi hanno mai giudicato, non mi hanno mai infastidito, non si sono mai offesi di quello che facevo, mi hanno sempre lasciato la massima totale libertà, forse pure troppa delle volte. Però diciamo che comunque l'appoggio dei miei genitori ce l'ho avuto in maniera massiccia, difficoltà tantissime, tantissimi sacrifici, questo è il lavoro che ti fa, i sacrifici, se non fai sacrifici e nella vita hai fatto solo questo di lavoro, per me non funziona. Questo è il lavoro che devi far culo, sempre, 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 non sei mai arrivato, mai, non arrivi mai a sto lavoro. Devi sempre spingere, devi stare sempre sul pezzo, sempre, sempre, sempre. Lavorare di testa, devi pa saper parlare con le persone, devi essere empatico e soprattutto essere serio in quello che fai. E cominciare a raccontare storie in giro, lascia stare, sto lavoro non lo puoi fare. Lascia stare proprio. Che ho fatto, sai, non mi ricordo. Vabbè, il primo tatuaggio che ho fatto a livello amatoriale penso di averlo fatto nei primi anni 90. A cuffia l'ho fatto, ho rovinato un po' di gente. Il primo tatuaggio me lo so fatto nel 91 in classe con il compasso, così per gioco mi avevano fatto un cuore su una spalla. Fatto col Pelican, una roba incredibile, coperto, ricoperto, ricoperto 4-5 volte fino a che ci ho andato a copertura, una roba terribile. Allora, a livello serio, tatuo da 5 anni, da quando sto dentro a sto studio. Prima ho fatto degli anni a casa, qualche sordino riuscivo a alzarlo, poi sono entrato dentro lo studio di Francesca Bonetti, sono stato qualche mese e poi mi sono trasferito qua al Fronte del Porto dal primo giorno che ha aperto. I tatuatori preferiti in questo momento sono dei tatuatori che stanno in California, che sto seguendo con molta attenzione. Mi piacciono Mark Nava, Sean Topper, questa gente qua che spacca. Quello che amo di sto lavoro, sicuramente sei tanto libero di esprimere una sorta di arte. Inizialmente per imparare prendi tutto. Ad oggi comunque ho la possibilità di passare i lavori ai miei colleghi che stanno imparando, quindi non ho problemi a rifiutare un lavoro. Ho due figli, ho un figlio di 22 anni, una figlia di 16 anni, lui è uno stronzo. No, ma che tanto carino. Ho avuto all'età di 21 anni, è stata abbastanza tosta. Se loro seguissero le mie orme mi farebbe estremamente piacere. Per fortuna c'ho il maschio che ha intrapreso un altro percorso, sta facendo il barbiere, bel talento, la femmina la sto quasi costringendo a fare sta vita perché comunque a 16 anni ancora non ha capito bene quello che vuole fare. Lui è parecchio tatuato, c'ha quasi un braccio intero, si è sbracato parecchie gambe, c'ha parecchi tatuaggi brutti miei, rovinato. Lei invece si è fatta solo due tatuaggi, per fortuna sto cercando di controllarla. Sicuramente a loro gli piace quello che faccio, non ho mai avuto la percezione di quello che pensano veramente, però penso che siano molto molto contenti di quello che sto facendo. Se loro si vogliono fare un tatuaggio a livello politico, io direi proprio di non farlo, di non farsi tatuaggi in faccia sicuramente, quindi se si fanno questo tipo di tatuaggi per me sarebbe una cosa sbagliatissima. Per quanto riguarda i tatuaggi sulle mani e sul viso, ti fai un tatuaggio in faccia, non fai il tatuatore, sei un uomo, una donna che comunque sta nel mondo dello spettacolo, che se ne frega del giudizio degli altri, se ti fai un tatuaggio in faccia e non sai manco che lavoro farai, sei un perfetto idiota. Il tatuaggio più significativo fatto, ho fatto un tatuaggio a un ragazzo che ha perso la madre da poco, io ho fatto una farfalla, con dentro un'immagine di una donna e un'immagine di un angelo, che messi insieme rappresentano comunque la madre che, trasformata in una farfalla, vola via prima del tempo. C'è un tatuaggio significativo sulla gamba che mi ha fatto mia moglie, ma giusto perché sono appassionato di questo tipo di scarpa, ma il resto che c'è addosso, zero significati.
Vanessa l'ho conosciuta 3-4 anni fa, lei mi seguiva su Instagram, era una mia fan, non è vero, sto scherzando. Vabbè, ci siamo scritti in un momento che io comunque ci stavo morto con la testa, diciamo che mi ha sopportato per diversi mesi e poi sono sceso già a Palermo, l'ho presa con braccio e mi ha sopportato a Roma. Non ci lavorerei mai nello stesso studio? No, mai, mai no, non penso sia il momento giusto per lavorare insieme. Ma comunque ho 43 anni, penso che prima o poi forza di cose succederà. Come soggetto il T-Rex sono appassionato dei mostri, sono appassionato dei robot, sono appassionato di tutto ciò che riguarda il mondo nerd. Poi chiaramente quando sono iniziato a fare questo lavoro mi sono imparato a fare dei disegni un po' più iconografici. Però diciamo i disegni che escono fuori dall'iconografia classica e tradizionale sono quelli che preferisco. La gente quando mi guarda per strada dice mamma mia quanto è basso questo. No, per quanto riguarda i tatuaggi non ci fa più caso nessuno, non ti guarda più nessuno, ormai è talmente sdoganata la cosa che è proprio zero. La persona più anziana che ho tatuato era un signore di circa 70 anni che venne a studio con la sedia a rotelle, non riusciva neanche a camminare, però era molto sveglio, molto romano e gli ho fatto un'ancora sulla spalla. Fronte del Porto, diciamo che c'è stato dal primo giorno in cui è nato, quindi me lo sento molto, molto casa mia. Cioè, sono cresciuto qua dentro, sono cresciuto insieme a altri tatuatori. Lo studio tutto mio probabilmente non è ancora il momento. Penso che prima o poi succederà, perché comunque piano piano vado verso i 50 anni, però al momento non ce l'ho in progetto, non mi interessa ancora. Il tatuaggio assolutamente abbellisce la pelle, secondo me. C'è chi sceglie un tatuaggio con significato, c'è chi sceglie un tatuaggio soltanto per un pezzo estetico, quindi vanno bene in tutti e due i casi, non c'è problema. Io addosso non c'ho manco un tatuaggio con significato, forse uno o due. Nel 2018 ormai penso che il laser sia una soluzione molto utile. Una cover, qualora fosse possibile, si fa una cover, ma ho visto fare delle cover quando secondo me non era il caso di farla e magari si è peggiorata la situazione. Quindi io consiglio spesso di fare laser. Per quanto riguarda i tatuaggi completamente neri, spesso e volentieri lo fanno per coprire vecchi tatuaggi oppure un braccio che non ti soddisfa più, prendi e ti fai un braccio nero. A me esteticamente non mi fa impazzire, però c'è chi lo fa e lo fa pure bene. Scelta personale. Tatuaggi grossi mi piacciono perché comunque si vedono a chilometri di distanza, però io faccio pure tatuaggi microscopici, quindi vanno bene in ambe due casi. Faccio da pensare. Ma ancora non ho tatuato un robot, ecco che cosa mi piacerebbe fare, un robot anni 80. Un bel robottone, bello, figo, anni 80 mi piacerebbe farlo, ancora non l'ho fatto questo. Se smetto di fare tatuatore, mi apro una bella fattoria, metto a coltivare l'orto, prendo due mucche, coniglio no, perché non mi piace, 10-15 cani, no, i conigli si mangiano, e una giraffa, non lo so, un T-Rex. I miei hobby influenzano il mio stile in una maniera allucinante, io sono veramente un mega nerd. Cioè, beh, io vengo dal fantasy, quindi se qualora un cliente mi lascia completamente carta bianca ad esprimermi nei soggetti, io ci metterei delle robe dentro allucinanti. Però capisco che comunque non è sempre possibile questo. Il mio stile è più una contaminazione, probabilmente contaminazione da due stili, da tradizionale americano e tradizionale californiano. Diciamo che sto proprio lì in mezzo tra i due. Mi ci trovo pure abbastanza bene, qui mi sento proprio libero di espressione, senza troppe regole. C'ho diversi clienti che hanno solo i miei pezzi, si stanno facendo gambe intere, braccia intere, sono mega soddisfatto di questo perché pensare a 5 anni fa che potevo fare questo sarebbe stato veramente incredibile. Dolore non lo resisto proprio, io... A me non mi devi manco toccare senza crema anestetica, io ormai senza crema non mi dato mai. Punto più doloroso sicuramente ho sofferto al collo, ho sofferto la schiena, ho sofferto la tibia, ho sofferto il piede, ho sofferto tutto praticamente. Praticamente tutto.
posto più bello dove tatuare, sicuramente avambraccia, coscia, piatto tibiale, tutto ciò che mi permette di fare un soggetto piatto in modo che si vede bene. Posto più difficile sicuramente il collo, la schiena pure non è poi così tanto facile perché comunque sputa tanto sangue, è difficilissima la pancia, è difficilissima la testa. Per me è sempre difficile, non capisco perché. Non ho mai tatuato una gola, non ho mai fatto una gola. Infatti penso che mi cagherei veramente addosso a fare una gola. E la faccia, per fortuna ancora non ho mai fatto pezzoni in faccia, non c'ho tipo di clienti che mi richiedono tatuaggi in faccia. Che si dice dei tatuatori? Che si dice dei tatuatori? Che diventano famosi, che fanno, vanno Fanno la in giro? cifra. Ma queste sono soltanto leggende metropolitane. Il vero tatuatore sta a casa, guarda le partite, gioca con la PlayStation, ogni tanto si fa una birra e si legalizza. Prossimo tatuaggio mi farò un pezzone in faccia. No, non è vero, penso la pancia, se mi dimagrisco mi faccio un bel pezzo sulla pancia, ma spero di farlo in California, da quei tatuatori che ti dicevo. Pianta stabile sempre Roma, a casa mia, c'ho la famiglia e tutto quanto, però sto viaggiando parecchio, sto andando all'estero, sto facendo delle guest fuori, sono stato a Barcellona, sono stato a Dublino, mi sono trovato benissimo, mi piace il rapporto con un cliente all'estero, quindi queste esperienze mi stanno dando molta soddisfazione. Ma io rispetto ogni stile, ci sono quelli che personalmente non mi piacciono. Però ogni tatuatore sceglie di fare lo stile che gli piace. A me non mi fa impazzire il watercolor, non mi fa impazzire il trash polka. Io facendo traditional non li guardo neanche, a volte quelli. Tatuare con la crema anestetica, messa la crema giusta, non mi crea nessun problema. Chiaramente, se una persona, un cliente, soffre in maniera particolare il tatuaggio, se ti metti la crema per me è meglio perché mi fai lavorare meglio. Tatuare un cliente che si muove, che soffre, tutto quanto, poi essendo io uno che soffre posso capire benissimo, sempre meglio mettere una crema anestetica. VIP, ho tatuato un cantante russo famosissimo, uno dei cantanti più famosi in Russia, non sapevo manco chi era. Poi ho visto che c'aveva milioni e milioni di followers e mi ha preso un colpo. Chi sta iniziando a tatuare, il consiglio che gli do è di buttarsi soprattutto nella pittura, dipingere il più possibile, disegnare il più possibile, guardare tanto i punti di riferimento, come lavorano, mettersi in contatto con la persona che stimano di più, averci un approccio in modo che magari il tatuatore che stimano gli può dare dei consigli, farsi tatuare assolutamente da persone competenti e poi rimanere più umili possibile. Qui non siamo medici, non siamo dottori, facciamo soltanto dei tatuaggi.